il Gaglioppo e di conseguenza il Cirò ancora non ha raggiunto i livelli di altre denominazioni che magari sono cresciute molto più velocemente. Le motivazioni per cui ancora non si è raggiunto questo possono essere molteplici. Probabilmente riguardano sia noi produttori, perché probabilmente siamo più bravi a produrre dei buoni vini che a presentare i nostri vini, e probabilmente c'entra anche l'aspetto pubblico, nel senso che ad esempio la Regione Calabria si è sempre più preoccupata di individuare meccanismi di contribuzione nei confronti dell'agricoltura in particolare, quindi ristrutturazione di nuovi vigneti, piuttosto che magari la promozione dei nostri vini fuori dai confini regionali. In questo momento probabilmente va meglio all'estero che in Italia, perché c'è un particolare riguardo verso i vitigni nel sud Italia e il Gaglioppo in particolare. Noi stiamo avendo dei riscontri positivi soprattutto nel Nord America, dove ormai sono anni che è presente su tutte le due coste degli Stati Uniti il Gaglioppo in tutte le sue espressioni. Le caratteristiche del Gaglioppo sono e rimangono sempre le stesse. Cede poco colore e lo cede in maniera molto veloce, per cui abbiamo molte volte dei rosati molto carichi e dei rossi invece scarichi di colore. Fanno sì che, lo chiamano alcuni, un nebbiolo del sud oppure il nebbiolo di mare. Però diciamo, queste sono le caratteristiche del nostro vitigno, e io penso che sia giusto che noi lavoriamo, sperimentiamo il nostro vitigno per ottenere i risultati migliori, e allo stesso tempo legarci a quelle che sono le tradizioni del nostro vitigno nella presentazione dei nostri vini. Finora noi abbiamo avuto la fortuna di essere Cirò, e nel senso, se mi spiego, nel senso Cirò rappresenta il vino per tutta la Calabria, e quindi finora i calabresi compravano il Cirò e le uve del Cirò a scatola chiusa. Oggi non, e questo diciamo ha portato a una facilità nella vendita delle uve e del vino, che non ci ha fatto in modo che non fossimo stimolati nella ricerca, nella ricerca delle potenzialità di quest'uva. Oggi i mercati stanno cambiando anche molto rapidamente, e quindi c'è la necessità di esplorare queste potenzialità. Già se si va a rileggere Mario Soldati, quando passò qui nel 75, parla di vini californiani, cioè che le grandi cantine producevano questi vini californiani, e da quello che diceva all'epoca Soldati, cioè nella sua, diceva che il risultato poi è perde, magari i vini guadagnano in stabilità, quindi magari si hanno vini tecnicamente fatti benissimo, però perdono in personalità, perdono nella personalità del territorio. Quindi è questo su cui secondo me bisogna lavorare. C'è quello di trovare il limite per esprimere attraverso quest'uva il territorio, quindi anche senza avere paura di arrivare sul mercato con vini poco colorati, vini molto tannici, così, perché altre denominazioni hanno fatto di questo un punto di forza, noi invece cerchiamo appunto di imitare modelli che non sono nostri. Ed è un'uva che per me ha delle grandissime potenzialità, ha soprattutto la capacità di sorprendere, di sorprendere, nel senso la sua leggerezza e la sua freschezza sorprendono molti che si aspettano invece dalla Calabria un vino molto più, diciamo, molto più pesante.
Il Cerò è conosciutissimo perché è uno dei vini più antichi del mondo, il vitigno Gaglioppo è sempre stato considerato il principe dei vitigni del sud, ha una tradizione molto lunga ed antica. Per impormi sui mercati ho dovuto lavorare molto sul marchio di brand e sul marchio dei nostri vini. Logicamente questo non è un vantaggio, perché mentre in altre regioni più fortunate da questo punto di vista, come il Piemonte, il Veneto, il Friuli e così via, vendono, la Toscana, vendono perché, prima perché il vino esprime, diciamo così, il territorio di una regione, e poi perché dietro c'è un'azienda, io ho dovuto fare un po' il passaggio inverso. Mi sto impegnando, appunto, adesso, finito questa, diciamo così, il discorso della presenza mia, di aver posizionato il mio prodotto sul mercato, mi sto impegnando molto anche, diciamo così, a sollecitare anche altri produttori a creare sinergia per poter, diciamo così, fare conoscere i vini della Calabria. Questa associazione si chiama Uvite e ho scelto un'azienda per ogni provincia della regione Calabria per far vedere, appunto, che la viticoltura in Calabria è estesa su tutto il territorio regionale e esistono produttori che, appunto, producono dei vini di grande qualità. La Calabria era rimasta un pochettino indietro per quanto riguarda, diciamo così, rispetto ad altre regioni, per quanto riguarda la ricerca, per quanto riguarda l'esperimentazione e così via. E noi anche in questo abbiamo fatto un grande, diciamo così, lavoro, perché anzitutto Cerò non aveva una selezione clonale. Quindi noi abbiamo fatto prima una selezione massale, accanto a questo abbiamo un campo sperimentale dove finalmente siamo riusciti a individuare 8 cloni di Gaglioppo di assoluto valore. Io nell'83 ho sperimentato i vitigni internazionali, io nell'83 ho portato in Calabria il Cabernet, lo Chardonnay, il Sauvignon, ho avuto grandi vini e li imbottiglio come IGT, dicendo il vitigno che c'è. Mi sono ben presto reso conto che non era questa la strada da seguire, anche in considerazione del fatto che noi abbiamo un patrimonio viticolo veramente eccezionale. Io ho recuperato 300 varietà di uve su tutto il territorio regionale. Non sono tutte valide, però ne abbiamo individuato 21 che sono in fase di studio avanzato e quindi abbiamo fatto anche microvinificazione e così via, che ci lasciano ben sperare. Per cui la possibilità l'abbiamo tutte. Andiamo con l'IGT e mettiamo i vitigni internazionali, però il Cerò ero sempre convinto che doveva essere fatto con monovitigno Gaglioppo.